Dopo le tempeste di mare dei giorni scorsi, con il ritorno alla calma del moto ondoso, sono ripresi i lavori di dragaggio del porto. Vedete là in fondo le due cucco che stanno lavorando con con i loro braccia che stanno appunto calando in mare per raccogliere il fondale e poi scaricarlo al largo. Mentre la Dragonda, l'altra nave della Cucco, la ditta che si occupa di questi lavori, è ferma qui in ancorata al porto, ma le due Cucco, Gino e Stefano Cucco, sono al lavoro, vedete lì al largo, appena all'imbocco del porto, stanno continuando i loro lavori di dragaggio che erano già iniziati settembre scorso, che noi abbiamo documentato, e adesso vedete stanno appunto portando avanti il lavoro proprio all'ingresso proprio del porto, mentre prima erano un po' leggermente più fuori dell'ingresso portuale, adesso sono proprio entrati nel porto e stanno dragando il fondale anche in questa diciamo, area del bacino portuale di Terni. Quindi lavori ripresi, grazie anche al tempo che in questi giorni, pur se freddo, rimane almeno per quanto riguarda le condizioni marine, un mare tranquillo rispetto a quello di qualche giorno fa, che era forza 7-8, dove appunto era impossibile certamente lavorare. Vedete come stanno alzando le loro pale, che prelevano il fondale, poi lo mettono sulla loro imbarcazione. Poi, una volta riempite le vasche, verranno portate a circa 7-8 miglia dal largo della zona di Terni.